Benvenuti a questo concerto che la Filarmonica di Arenzano insieme ad Ampi da un po' di anni organizza per questa importantissima festa del 1° maggio. E anche oggi siamo onorati di ospitare insieme alla nostra Marina Firpo anche Anna Vespi, che è stata insegnante qua ad Arenzano all'Accademia per diversi anni, e sono due giovani professioniste genovesi arenzanesi come la nostra Marina Firpo. Quindi questa sera vi offriranno un programma un po' diverso dal solito. Siamo abituati ad ascoltare quartetti piuttosto che insieme con archi, e quest'anno sarà un duo flauto e chitarra. Intanto vi ringrazio, vi auguro buon ascolto, buona serata, e passo la parola a Cesira, la nostra presidente Ampi. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, è sempre un'emozione essere qua e anche ricordare date così importanti. Oggi è il 1° maggio, è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. In Italia, fatta salva la parentesi durante il fascismo, lo è dal 1890. Palmiro Togliatti, nella prima sottocommissione per la Costituzione, disse che l'articolo 1 doveva essere: lo Stato italiano è una repubblica di lavoratori. Avvertiva già che scrivere il lavoro, scrivere i lavoratori non era la stessa cosa. A quasi 80 anni da quel dibattito fra i padri e le madri costituenti, ci troviamo a constatare che in effetti prima viene la produzione di cose o servizi e poi le condizioni di sicurezza di lavoro di che quelle cose o servizi producono. I co-co-co, i co-co-pro, i tempi determinati, i lavori a chiamata, la volazione dell'articolo 18, il Job Act e tutti quegli atti che con il pretesto della tutela dei giovani e la creazione di posti di lavoro hanno solo precarizzato. Ne è venuta l'incertezza su tutti e ogni scelta, dall'avere figli a prendere in affitto una casa, diventa problematica se non impossibile. Non tutti ricordano perché la data sia proprio il 1° maggio. Nasce da una legge che entrò in vigore in Illinois il 1° maggio del 1867 e che fissava 8 ore la giornata lavorativa. Un diritto a lavorare solo 8 ore al giorno, che oltre un secolo e mezzo dopo, in Italia, per troppi è diventato un miraggio. Dedichiamo questo concerto e il 1° maggio a chi ha un lavoro sottopagato, a chi lo ha precario, a chi è sfruttato e senza diritti, a chi lo ha perso ed è disperato, infine a chi è morto per poter lavorare. Dedichiamo questa giornata a chi ha lottato e si è sacrificato per tutti noi. Viva il 1° maggio dei lavoratori!
Thank you.
Thank you.
messo la chitarra e due parole sul brano. L'omaggio a Debussy, a Claude Debussy, è un brano che ha dato una svolta alla chitarra. Dovete pensare che fino agli inizi del Novecento si scriveva per chitarra, chi scriveva per chitarra era chitarrista. Grazie a grandi concertisti come Liobet, che era anche compositore, André Segovia, Julian Brim, che hanno girato il mondo e hanno fatto conoscere la chitarra, i compositori non chitarristi si sono interessati allo strumento perché hanno capito le potenzialità timbriche innovative che poteva avere questo strumento. Quindi devo ringraziare i precursori, grandi concertisti che noi richiamiamo con modo, con affetto, i nostri nonni, e veramente hanno dato una svolta, hanno contribuito, e tutti i brani che voi ascoltate in questo concerto, siamo partiti con Villa-Lobos, che era chitarrista anche, ma Castelnuovo Tedesco, grazie a Segovia, ha iniziato a scrivere per chitarra. Quindi ora vi suonerò l'omaggio a Claude Debussy di Manuel de Falla. Thank you.
rosea nube, lenta e trasparente, nello spazio lassù, sognatrice e bella. Sorge nell'infinito la luce, la luna, dolcemente, adornando la sera, qual suave donzella, che tutta s'aghinda con aria sognante, nell'intimo ansiosa di farsi più bella. Lode al cielo e alla terra tutta la natura innalza. Tacciono gli uccelli i loro tristi lamenti, e il mar manda riflessi nella sua abbondanza. Lieve la luce della luna ridesta intanto la cruda nostalgia che reca riso e pianto. Sera, una rosea nube, lenta e trasparente, nello spazio lassù, sognatrice e bella. Thank you.
stato un insegnante del Conservatorio di Genova, di nascita varazzino, però ha sempre abitato a Savona e ha scritto molta musica per chitarre flauto, per chitarre e per altri organici. Quindi un omaggio è mancato qualche anno fa, è un omaggio al maestro Briasco, canzonetta elegiaca.